Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi vi giro il video relativo a What's in my bag, ma è la mia bag del mare. Allora, perdonatemi, sono un po' sconvolta, ma vi ho girato poche ore fa un video haul e adesso ero lì che facevo, stavo sistemando la camera, cercando di fare anche un po' il cambio dell'armadio, cioè tirando fuori, mettendo via le maglie, diciamo già quelle più pesanti, e ho iniziato a preparare la mia borsa per andare al mare, perché domani se non piove, yeah, andiamo al mare. Quindi ho deciso di girarvi appunto il video per farvi vedere cosa ho nella mia borsa. Allora, questa è la mia borsa da mare, è quella dell'anno scorso dell'Avon, che ha avuto una buona, buonissima resa, anche perché appunto non si è strappato i manici. Allora, nella mia borsa c'è, ve lo faccio, lo metto in collo, ci proviamo. Allora, dei giornali, così leggo. Poi ho messo dentro il mio costume da mare e ho questo giallo molto molto fluo, molto molto carino, in pandan con le mie unghie anche. Ok, poi ho messo dentro due fascette, adesso vi faccio vedere dentro il contenuto, e infine ho due asciugamani. Allora, in questa pochette, che è una pochette vecchia un po' rotta, comunque vabbè, ho messo dentro allora il pareo, quello che è sempre comodo. Poi ho messo dentro un'altra pochettina dove dentro praticamente ho messo gli elastici per capelli e delle mollettine sempre per capelli. Poi ho messo una spazzolina di queste piccole appunto per pettinarsi i capelli. Questa l'avevo comprata l'anno scorso sempre per andare al mare ve la ripropongo. Poi ho messo allora lo stick labbra, questo protezione 50 dell'Australian Gold, che utilizzo sia sulle labbra che sul naso, perché appunto se no mi si bruciano. Io questo qua l'ho comprato l'anno scorso, ha una durata di 24 mesi dall'apertura, ce n'è, come potete vedere, ancora più di metà, quindi insomma per il momento non lo ricompro, anche se comunque ha un costo di 10 euro. Eccolo qua, Australian Gold. Dell'Avon poi ho messo dentro allora questa protezione qua 10, che questa è dello scorso anno, però appunto siccome ce n'è circa metà e gliel'ho aperta a agosto, comunque ha una durata di 24 mesi, quindi diciamo è sempre buona. Penso di farci quest'anno e poi di cestinarla, perché comunque appunto cioè, poi va buttata, perché poi l'anno dopo non è più buona. E poi ho messo quest'olio, il Maxi Tan, che è questo qua sempre dell'Avon, e questo io l'avevo acquistato l'anno scorso perché pensavo di finirlo, invece l'anno scorso l'ho finito, diciamo, a buco, cioè ce n'è rimasto un grondino e l'ho buttato via, quindi praticamente quest'anno ho la boccetta nuova. Poi in quest'altra pochettona, che è quella che vi mostrerò nell'ultimo video haul che ho fatto, non so se caricherò prima questo o poi l'altro, ho messo dentro allora il mio portafoglio, che adesso ho messo questo qui, ma penso di ridurlo e di metterci solamente i soldi dentro, insomma, il portafoglio. Poi ho messo dentro questo sacchettino che contiene il mio MP3, che guardate è della Majestic ed è rosa, molto 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 carino. Tra l'altro l'ho ricomprato l'MP3 l'anno scorso perché pensavo di averlo perso, invece no, l'ho ritrovato. E poi ho messo dentro la custodia degli occhiali, questa rosa a pois neri molto molto carina, dove dentro ho messo gli occhiali da sole, che sono quelli che ho acquistato da KM l'anno scorso con appunto le stecchettine maculate, ma poi questi, siccome me li metterò sicuramente, dentro ci vado a mettere, ci metto il telefono e l'MP3 in modo che diciamo non mi stiano a contatto con la sedia. Niente ragazzi, allora questo è tutto, è un video molto breve, però insomma faccio anche per farvi vedere cosa mi porto dal mare. Sicuramente avrò uno zainetto a parte dove metterò l'acqua, un panino, eccetera eccetera eccetera. Avrò tutti i miei amici, quindi la compagnia me la faranno loro, e niente, io vi mando un bacione enorme a tutte, ci vediamo al prossimo video, ciao!